La curva dell'utilità marginale. Nel lessico economico, con il termine utilità si intende la capacità di un bene di soddisfare un bisogno. Alcuni economisti marginalisti ipotizzavano che tutti i beni fossero divisibili in dosi uguali, ognuna con la stessa quantità di utilità. Questi economisti teorizzavano inoltre che l'utilità di un bene potesse essere misurata. Secondo questi presupposti, per esempio, chi mangia una mela ricava una certa quantità di utilità, misurabile in astratto con un numero, per esempio 100. Quando si consumano più dosi di un bene, l'utilità che si acquisisce è maggiore di quella di una singola dose dello stesso bene. Si definisce utilità marginale l'utilità che un soggetto ricava prendendo una dose aggiuntiva di bene. L'economista tedesco Hermann Heinrich Gossen osservò però che se un soggetto assume più dosi dello stesso bene, l'utilità delle dosi successive alla prima cala progressivamente. In altre parole, più mele si mangiano, più la fame diminuisce e quindi mangiare un'ulteriore mela apporta minore soddisfazione, fino ad arrivare al punto in cui non si ha più alcuna soddisfazione, che si chiama punto di sazietà, o addirittura risulta dannoso, cioè provoca un'utilità negativa. La legge di Gossen, quindi, dice che l'utilità marginale decresce progressivamente all'aumentare della quantità disponibile o consumata di un bene. È possibile rappresentare la dinamica dell'utilità marginale sugli assi cartesiani. Sulle ascisse abbiamo il numero di dosi di bene e sulle ordinate l'utilità. Alla prima dose corrisponde il massimo dell'utilità che il bene è in grado di produrre nel consumatore. Ma più dosi si assumono, minore è la quantità di utilità che se ne ricava. Nel nostro esempio, all'ottava mela si raggiunge il punto di sazietà. L'utilità dell'ottava mela è quindi pari a zero. Alla nona mela, il consumatore è così sazio che rischia di stare male. L'utilità della nona mela è quindi una disutilità. Congiungendo i punti si ottiene la curva dell'utilità marginale. Essa ha un andamento decrescente, perché all'aumentare della quantità di bene consumato, l'utilità di ciascuna dose diminuisce e incontra l'asse delle ascisse nel punto di sazietà.